Parleremo dell'Italia in quella lunga estate del 43, un'estate che comincia, politicamente parlando, la notte del 25 luglio con la seduta del Gran Consiglio che porta alla caduta del fascismo e all'estromissione dal governo di Benito Mussolini. Poi passeremo a parlare del governo Bardoglio e arriveremo al 8 settembre, all'armistizio. Personaggio centrale di questa puntata sarà Pietro Badoglio, che spererà di essere l'uomo della transizione dal fascismo al post-fascismo. Farà anche un secondo governo Badoglio nell'aprile del 1944, dove entreranno il comunista Togliatti, il liberale Croce, molte personalità dell'antifascismo, ma quando gli americani, gli anglo-americani, libereranno Roma nel giugno del 1944, procederanno a un cambiamento di governo e il posto di Badoglio verrà preso da Ivanhoe Bonomi. La giovane storica che ci guiderà lungo questo itinerario sarà Annabella De Robertis. Il 24 luglio 1943 si riunisce il Gran Consiglio del Fascismo, uno dei massimi organi del partito, dopo anni di inattività. Uno dei gerarchi più influenti, Dino Grandi, ha presentato un ordine del giorno in cui si chiede la rimozione di Mussolini dalla guida del governo. Qual è la situazione dell'Italia nel luglio del 43? In 3 anni il nostro paese ha subito pesantissime sconfitte. In Nord Africa, nei Balcani, in Russia. La popolazione è stremata dalle privazioni, dai bombardamenti e dall'assenza di prospettive. 2 settimane prima, gli alleati anglo-americani sono sbarcati in Italia e il 19 luglio Roma ha subito un pesantissimo bombardamento da parte degli alleati. Anche il re è convinto della necessità di rimuovere Mussolini e per questo appoggia il tentativo di Dino Grandi, sebbene non condivida con lui l'idea di gestire la successione a suo modo. Nella notte tra il 24 e il 25 luglio 1943 la mozione Grandi ottiene la maggioranza. È questa la fine del regime di Mussolini. Ne parliamo dopo il filmato con il professor Francesco Perfetti. La dichiarazione di guerra! Giugno 1940. Mussolini annuncia l'entrata in guerra dell'Italia al fianco della Germania. Grandi si arruola per la campagna di Grecia, ma dopo la sconfitta di El Alamein e ancor di più con lo sbarco in Sicilia degli alleati, si convince che è arrivato il momento di agire. L'occasione propizia è la convocazione del Gran Consiglio del Fascismo, programmata per il 24 luglio. Grandi scrive il suo ordine del giorno. Bisognava tornare alla Costituzione, salvare dal fascismo il salvabile, che era molto, un governo di transizione, che facesse la pace con gli alleati e che restaurasse la Costituzione. Io pensavo al maresciallo Caviglia, era l'uomo più adatto, non compromesso mai dal fascismo, ma patriota sicuro, devoto al sovrano. Sciogliere il partito? Sì, ma prima di avere, con un grande appello al paese, raccolto in un nuovo partito, Partito di Unione Nazionale, tutti i patrioti dentro e fuori del fascismo. Quale il programma? Salvare il paese dall'anarchia e dallo sfacelo della dittatura mussoliniana e dalla pericolosa dittatura comunista o delle sinistre. Gli uomini c'erano, bastava che il re li chiamasse a raccolta. Arriva il giorno della seduta. Alla fine l'ordine del giorno Grandi passa con 19 voti contro 8, uno astenuto. I poteri tornano nelle mani del re. Il giorno seguente Mussolini viene arrestato. Il nuovo presidente del Consiglio è Pietro Badoglio. Ma Grandi non è contento. Tutto noi potevamo immaginare meno una cosa, che il re, compromesso in 20 anni col fascismo, distruggesse il fascismo interamente per darsi in braccio all'antifascismo che non esisteva. Un solo antifascismo esisteva il 24 luglio, quello dei patrioti fascisti, che erano stati soffocati per 20 anni dalla dittatura di Mussolini. La dittatura era stata il cancro della nazione. Di partiti antifascisti neppure l'ombra. Il paese non intendeva evocare le orde di esuli, di fuoriusciti, eccetera, eccetera. 18 agosto 1944.
Grandi parte per Lisbona con la famiglia. Offre nuovamente la sua collaborazione al re, ma la sua carriera politica è finita. Nel 1945 si stabilisce in Brasile, dove riprende la sua professione di consulente legale. Leonardo Cianfrocca. Mi ha sempre molto colpito il fatto che, nonostante Grandi abbia avuto un ruolo di primo piano nella destituzione di Mussolini, non sia stato poi successivamente coinvolto nelle varie operazioni diplomatiche con gli stessi alleati. Perciò probabilmente possiamo dire che ha pesato, oltre che il suo passato dichiaratamente ovviamente fascista, anche una sorta di etichetta come traditore, nonostante comunque Mussolini fosse stato messo precedentemente al corrente di quanto voleva fare Grandi. Secondo me però appunto è importante sottolineare il ruolo e la volontà di Grandi in questo processo, perché appunto il giorno antecedente alla seduta del Gran Consiglio l'ordine venne presentato a Mussolini stesso, che venne messo perfettamente al corrente di tutto quanto, un ordine che tra l'altro era stato riscritto ben 3 volte, di conseguenza era animato da una volontà, come viene detto nei diari appunto, di salvare la patria in quel momento cruciale. Ma allora infatti questa vicenda non è ben chiara. Mussolini legge, Mussolini approva che venga presentato quell'ordine del giorno, lo fa presentare, lo votano, molti anche sull'equivoco che certo. Mussolini lo sapeva, e poi scoppia questo dramma. Ma com'è possibile? Certo. Mussolini fra l'altro era convinto che il re lo avrebbe appoggiato. In realtà la storia del 25 luglio è una storia molto diversa, perché non c'è soltanto la congiura Grandi, ci sono altre congiure, a cominciare da quella che porta avanti il re insieme con Acquarone. E queste congiure, fra l'altro, dovevano scoppiare più o meno negli stessi giorni. Quella di Grandi anticipa di pochissimi giorni, di 3 o 4, quella fatta da Acquarone. E questo è il motivo poi per il... Ma allora possiamo dire, professore, sì. Prima abbiamo parlato dei rapporti fra Grandi e Vittorio Emanuele III, che Vittorio Emanuele III ha approfittato di Grandi, lo ha come attirato in una trappola e poi si è fatto la sua congiura. Certo, certo, ed è stato anticipato poi da Grandi, e questo ha sconvolto praticamente il progetto fatto da Acquarone e Vittorio Emanuele III, nel quale progetto, a un certo punto c'è un verbale di riunione, era già prevista la nomina di Badoglio. Ecco perché poi Grandi, sotto un certo profilo, è un vincitore, perché viene fatto fuori Mussolini, ma è uno sconfitto perché saltano tutte le sue ipotesi. Salta l'ipotesi del governo Caviglia, salta l'ipotesi di un governo che recuperi il mondo, diciamo, del fascismo moderato. Certo. E un'ultima cosa che riguarda quello che è stato prima accennato. Da Reggiani, sì. Sì, in fondo Grandi viene fatto fuori non tanto per il discorso del tradimento, eccetera, che non si pone nemmeno. No, questa è una questione sollevata da Cianfrocca, ho sbagliato, sì, da Cianfrocca, non è quella, sì, di Reggiani. Viene fatto fuori semplicemente nel quadro di un discorso internazionale dove si scontrano gli inglesi e gli americani, perché gli inglesi vogliono Grandi e lo vogliono addirittura al governo. Potrei raccontare un episodio divertente, ma insomma non c'è tempo. Lo racconti, no, c'è tempo per un episodio divertente. Sì, dunque, cioè? Praticamente Grandi sta a Lisbona, gli si presenta un emissario di Lord Beaverbrook, sì, proponendogli una cifra enorme per fare 3 articoli di storia della politica estera italiana. Grandi nel diario dice, ah, che carini questi inglesi che... Che lo vogliono comprare. Che si preoccupano di me, che sanno che non c'ho soldi. E si mette a scrivere, fa questi bei 3 articoli di storia. Allora, gli si ripresentano gli inglesi, gli dicono, guardi, signor Grandi, lei non ha capito niente, le pare che noi come giornale possiamo pagare una cifra tale per 3 articoli sulla politica estera? Quindi evidentemente c'è qualcosa di diverso, è un input, diciamo, politico. A noi interessa ripulire la figura di Grandi, clean up la figura, sì, di Grandi. Perché? Perché dobbiamo tenercelo in caldo come alternativa a Sforza, che noi odiamo, che vogliono gli americani. Quindi e allora, era un passo dall'essere riproposto, certo, come uno statista del post-fascismo. E allora gli inglesi
prendono, mandano un altro emissario, il quale dice, visto che lei non è capace, ci pensiamo noi, e fanno 3 articoli di intervista. Poi tutta l'operazione salta, perché? Perché cade poi il governo conservatore. Certo. Marcello Reggiani. Sì, prima abbiamo visto nel filmato come Grandi si manifesti sempre questa idea di essere il difensore della Costituzione. Sì. Ed effettivamente, pensando anche a quella che è l'eredità poi di Grandi, l'eredità repubblicana, in un certo senso lo è stato, perché lui è il firmatario, in quanto guardasigilli, dei rinnovati codici civile penale del 1942. Quindi importantissimo, è un'eredità che pesa. Non solo i codici civili, ma anche i codici di procedura, fra l'altro. Ed è, questa è un'osservazione molto importante da richiamare, perché Grandi chiama a collaborare alla stesura di questi codici non soltanto i giuristi fascisti molto famosi, ma come Sergio Panunzio, futuri, ma anche molti giuristi che erano in odore di antifascismo e che sarebbero stati, che avrebbero avuto poi ruoli negli anni successivi. Ma perché Grandi nel dopoguerra non torna alla ribalta? In fondo è lui che ha battuto Mussolini, non penso che potesse avere un ruolo da protagonista, però un qualche ruolo Grandi lo meritava. Sì, lo invitano più volte. In una lettera del dopoguerra scritta ad un vecchio amico ritrovato, Grandi dice nella vita di un uomo c'è una data che significa tutto. Il 25 luglio per me ha significato la conclusione di un ciclo. Se Dino Grandi è la persona chiave per la rimozione di Mussolini, è un altro il protagonista della fase successiva, il generale Pietro Badoglio. A lui Vittorio Emanuele III affida la guida del governo. Badoglio è un militare di lungo corso e negli alti ranghi dell'esercito fin dalla Prima Guerra Mondiale. Non è un fascista puro, ma è sempre stato allineato al regime e ha quindi ricoperto incarichi di rilievo. Vittorio Emanuele III è convinto che Badoglio sia la persona giusta per gestire con equilibrio questa fase di crisi e per non dare troppo spazio alle forze antifasciste, il cui ritorno troppo repentino nell'agone politico può essere rischioso per la monarchia. Il primo problema che Badoglio deve affrontare è naturalmente la guerra, la gestione della guerra, che l'Italia non è più in grado di combattere, ha portato praticamente solo lutti e rovine al nostro paese. Appena insediato però, Badoglio rassicura l'alleato tedesco. In un proclama radiofonico afferma che nulla cambia, la guerra continua accanto ai tedeschi. Segretamente però dà avvio ad una trama diplomatica con gli alleati che in 45 giorni porterà all'armistizio. Ne parliamo dopo il filmato con il professor Marco Mondini. Negli anni delle pesanti sconfitte italiane sui vari fronti della Seconda Guerra Mondiale, Badoglio resta in disparte. Ma quando nella primavera del 1943 la situazione giunge ad un punto di non ritorno, è a lui che il re pensa come all'uomo giusto per sostituire Mussolini. Attenzione! Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di capo del governo, primo ministro e segretario di Stato, presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini, e ha nominato capo del governo, primo ministro e segretario di Stato Sua Eccellenza il Cavaliere Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio. Dopo la caduta di Mussolini del 25 luglio, Badoglio scioglie immediatamente il Partito Fascista, il Gran Consiglio e il Tribunale Speciale, mentre la Camera dei Fasci è considerata decaduta. D'altra parte, ogni tentativo di sollevazione contro l'autorità è prontamente represso. Nelle manifestazioni di giubilo per la caduta del Duce si registrano decine di morti, alcune centinaia di feriti e oltre 1500 arresti in tutto il paese. Ma l'incognita maggiore riguarda il conflitto. La posizione ufficiale del governo è riassunta dallo slogan «La guerra continua», ma sia i tedeschi che gli anglo-americani la ritengono una mera dichiarazione di facciata. E infatti,
Nell'agosto, Badoglio invia il generale Castellano a trattare la resa con gli alleati. Le richieste del nostro governo si scontrano sempre con un'unica risposta: resa incondizionata. Nonostante ciò, le trattative continuano. L'obiettivo è di portare l'Italia dal campo tedesco al campo alleato, senza rivolgimenti interni e soprattutto preservando la monarchia. Così, il 3 settembre, il generale Castellano firma in segreto a Cassibile, in Sicilia, l'armistizio. La notizia è resa pubblica 5 giorni dopo da Eisenhower. La mattina del 9 settembre, Badoglio e la famiglia reale fuggono da Roma. La capitale è lasciata in balia dell'inevitabile occupazione tedesca. Il pomeriggio del 10 settembre, Badoglio e il re sbarcano a Brindisi, dove ricostituiscono il Regno del Sud. L'azione politica del governo Badoglio, stretta fra le esigenze militari degli alleati e l'ostilità dei partiti antifascisti, sembra trovare qualche spiraglio quando, nell'aprile del 1944, Palmiro Togliatti, appena tornato da Mosca, annuncia la disponibilità dei comunisti ad entrare nel governo. Tutti i rappresentanti delle forze antifasciste entrano dunque a far parte del governo Badoglio. Ma ai primi di giugno, subito dopo la liberazione di Roma, quegli stessi partiti chiedono un governo democratico in discontinuità con il passato. Badoglio è costretto a cedere per far posto a Evanoe Bonomi, espressione del CLN. Il suo commiato è amaro. Voi ora siete riuniti attorno a questo tavolo in Roma liberata. Non perché voi, che eravate nascosti o chiusi in conventi, abbiate potuto fare qualcosa. Chi ha lavorato finora, assumendo le più gravi responsabilità, è quel militare che, come ha detto Ruini, non appartiene ad alcun partito. Lei, professore, tenga a mente questa ultima lettera di Badoglio che abbiamo appena citato, perché io voglio chiedere a Maria Chiara Conti come andarono quei 45 giorni fra il 25 luglio del 43 e l'8 settembre dello stesso anno. Indro Bottarelli, che svolse un'inchiesta importante, ne scrisse molto, disse che gli italiani si comportarono come dei magliari. È adeguata questa espressione? Ma diciamo che, appunto, come è stato già ricordato nel firmato, il Badoglio fu scelto molto probabilmente per mantenere non solo l'ordine dell'esercito in un momento molto delicato e drammatico della storia italiana, ma anche per mantenere ordine nel paese. In questi 45 giorni che vanno appunto dalla caduta del partito fascista, che non riuscì a riorganizzarsi, fino alla fuga, alla chetichella di notte del re e dello stesso Badoglio a Brindisi, Badoglio disse subito che la guerra per gli italiani continua, e fece abbattere una serie di simboli più, diciamo, evidenti del regime, una serie di istituzioni che avevano perseguitato gli antifascisti, come il Tribunale Speciale in Difesa dello Stato, eccetera. Dall'altro lato, però, era molto preoccupato di mantenere l'ordine, come dicevo prima, nel paese, e infatti le numerose diciamo, manifestazioni popolari che avvennero nel paese, ad esempio ricordo quella del 28 luglio a Reggio Emilia, nello sciopero organizzato alle officine meccaniche reggiane, vennero represse nel sangue. E in questo caso addirittura morì una donna incinta e suscitò molto scalpore negli ambienti antifascisti, che non vedevano l'ora di farla finita con la guerra. Quindi diciamo che in questi 45 giorni riemergono una serie di contraddizioni drammatiche di questa fase, che segnano un po' il passo tra l'uscita dal fascismo e l'ingresso nella resistenza. E dalle cose che raccontava adesso Maria Chiara Conti, che nasce lo spirito della Badoglieide: reprime con violenza delle manifestazioni. E poi, soprattutto, mi viene da domandarle, ma i tedeschi si fidavano di Badoglio quando lui li rassicurava, diceva la guerra continua, siamo a voi? Ma assolutamente no. Quando i vertici dell'esercito italiano e dell'esercito tedesco si incontrano nell'agosto del 43, l'ultimo incontro a Casalecchio, vicino a Bologna,
In realtà il tutto avviene in un clima di profonda e reciproca sfiducia. I tedeschi non si sono fidati nemmeno per un minuto di Badoglio. Anche perché, non dimentichiamolo, Badoglio non era antifascista, non lo è mai stato. Lui poi avvalorerà dopo la Seconda Guerra Mondiale questa sua personale leggenda di essere stato pronto già nell'ottobre del 22 a sparare sugli squadristi, ma non era assolutamente vero. Badoglio è stato un fiancheggiatore, un filofascista quando gli faceva comodo. Lui era sostanzialmente un conservatore, un afascista. Non credeva minimamente né in Mussolini né nel PNF, a meno che ovviamente non gli tornasse comodo per il suo famoso tornaconto personale. Ma quello che era chiaro è che lui era stato nominato come figura di garanzia per la monarchia per portare l'Italia fuori dalla guerra. Questo era evidente a chiunque. Però c'erano degli atti tipo la fuga da Roma, quelli furono messi nel conto di Badoglio, oltre che di Vittorio Emanuele III. Non poteva predisporre un piano per la difesa di Roma, fare qualcosa. Lì se ne scapparono in una maniera così, insomma, bizzarra. Beh, tecnicamente un piano per la difesa di Roma c'era. Ciò che possiamo imputare a Badoglio è quello di non averlo mai reso operativo, avendo creato una confusione enorme negli alti comandi. Per un militare di lunga carriera come lui, questa è una colpa molto grave. Lui impedì la difesa di Roma. E perché, secondo lei? Beh, non vorrei essere troppo rozzo, però Badoglio era un vecchio scoraggiato. In realtà lì, in un personaggio che non era mai stato veramente un vigliacco, questa è un'accusa a Badoglio infamante ma che non è mai stata provata, ma lì veramente subentrò anche l'istinto di autoconservazione, come nel re. C'era evidentemente il desiderio di salvaguardare il vertice politico-militare del paese, e questo era corretto, ma il mancato ordine per la difesa di Roma, quando attorno a Roma era stato schierato comunque un corpo d'armata motocorazzato di notevole efficacia, quello fu un crimine, forse l'ultimo grande crimine, l'ultima grande colpa di Badoglio. Verissimo. Che non gli può essere perdonata. Poi vanno in Puglia. Nel primo governo Badoglio i partiti antifascisti non vogliono entrare a far parte perché mettono la pregiudiziale contro il re. Poi però, come abbiamo ricordato, c'è un secondo governo Badoglio, importantissimo, perché è il primo governo a cui partecipano anche i partiti antifascisti. Secondo lei, a quel punto, Badoglio comincia a pensare che lui rimarrà al governo anche dopo la guerra, si fida di Togliatti, capo del Partito Comunista Italiano, che entra nel suo secondo governo? Le tracce e le testimonianze che abbiamo concordano tutte su questo punto. Badoglio era convinto di poter ancora restare al potere. E quando di fatto gli viene comunicato che lui non potrà essere la guida di un ulteriore governo... Scrive la lettera di cui abbiamo detto. Esatto. Ma lui era convinto che effettivamente Togliatti gli avrebbe garantito il suo appoggio e che i partiti del CLN lo avrebbero trattato ancora come una figura di transizione e ancora una volta di garanzia. Ma Badoglio a quel punto deve essere liquidato, perché siamo entrati in una fase nuova della guerra di resistenza e lui è troppo, troppo compromesso col regime fascista. E a quel punto lui non ha nessuna carta da giocare, si è fidato della svolta di Salerno, si è fidato di questi partiti che entravano a far parte del suo secondo governo importantissimo, però stranamente per la prima volta nella sua vita, forse anche perché è anziano, non si trova ad avere delle carte da giocare se non queste allusioni contenute nella lettera. Dice: mentre voi stavate o all'estero o vi eravate rifugiati nei conventi, è un'allusione a dove stavano i capi dei partiti antifascisti, io stavo qua e mi sono sobbarcato queste difficoltà e adesso voi così mi trattate? Sì, è un'allusione un pochino criptica e anche molto ingiusta, perché non dimentichiamo che fino alla fine del 1940 Badoglio era stato ai vertici di quel regime che aveva costretto all'esilio o aveva chiuso nei conventi quegli stessi esponenti antifascisti. Badoglio è un sopravvissuto. Se noi dovessimo dare un titolo a una vera biografia di Badoglio, lo chiameremmo così, il sopravvissuto. È sopravvissuto a disastri abnormi, è sopravvissuto alla caduta di due regimi, ma a un certo punto è semplicemente troppo. Troppo vecchio, troppo senza potere, troppo isolato. Lui non è più la figura al centro della mitologia dell'esercito. Non garantisce più nulla. Non garantisce l'autonomia delle forze armate, che si sono sfaldate, anche per colpa sua. Non garantisce più la sopravvivenza della monarchia, che ormai è un attore periferico. A quel punto non resta per lui che cedere il potere, perché è di fatto un uomo che non ha più risorse, non ha più strumenti. L'8 settembre 1943 è un'intera nazione che crolla su se stessa. Al cuore di questa implosione c'è il disfacimento delle forze armate, dell'esercito.
il generale Badoglio non ha ritenuto opportuno informare gli ufficiali a capo dei reparti delle trattative in corso con gli alleati. Ma negli alti comandi cominciano a circolare dei documenti in cui si fa riferimento a possibili aggressioni da parte dei tedeschi, ma non si fa menzione della resa agli alleati. Il risultato è che gli ufficiali non sono preparati, vengono colti di sorpresa e non sanno come reagire alle aggressioni tedesche. Le conseguenze dell'8 settembre 1943 sono disastrose e aprono la strada in gran parte del paese a 20 mesi di feroce occupazione nazista. Ne parliamo dopo il filmato con la professoressa Isabella Insolvibile. Nelle ore successive all'annuncio dell'armistizio si diffonde tra i nostri soldati l'illusione del tutti a casa. Nelle stesse ore la Wehrmacht fa scattare l'operazione Asse, che prevede la cattura e la deportazione dell'intero esercito italiano. Dagli alti comandi arrivano ordini ambigui e contraddittori e nelle nostre unità regna il caos. Di fronte ai soldati tedeschi che intimano di deporre le armi, i militari italiani non sanno cosa fare. Alcuni si consegnano senza opporre resistenza, altri scappano, altri ancora decidono di combattere il nuovo nemico. Roma, i comandi militari decidono che la capitale non può essere difesa e avviano trattative per la resa con il generale Kesselring. Ma alcuni reparti di stanza intorno alla città non accettano di deporre le armi e di propria iniziativa reagiscono ai tedeschi. Dalle prime ore del 9 settembre si combatte a Manziana, a Bracciano, a Mentana, a Monte Rotondo e spesso le truppe italiane riescono ad avere ragione del nemico. Si combatte anche in città. Per tutta la giornata del 9, i granatieri di Sardegna e i lancieri di Montebello difendono la zona sud di Roma dagli assalti tedeschi. Il 10 settembre si consuma a Porta San Paolo una cruenta battaglia che vede insieme militari e civili. È l'ultimo sussulto della capitale prima della resa. Nelle ore che seguono l'armistizio non si combatte solo a Roma. Truppe italiane e tedesche si fronteggiano in Alto Adige, a Gorizia, a Trieste, ma anche in Abruzzo, in Puglia, nel Casertano e nel Salernitano. A Piombino la battaglia dura 3 giorni e, come a Porta San Paolo, militari e civili combattono fianco a fianco. A La Spezia le unità di terra difendono il porto e riescono a far salpare intatta la flotta italiana che si dirige a Malta per consegnarsi agli alleati. Durante la navigazione il convoglio viene attaccato da aerei tedeschi. La corazzata Roma è colpita e in pochi minuti affonda, portando con sé più di 1300 marinai. Nonostante la reazione di molti reparti, il grosso delle forze armate italiane si dissolve nel giro di 48 ore. Al termine dell'operazione Asse, sono circa 1 milione i soldati italiani fatti prigionieri dai tedeschi. Nelle aree del meridione già liberate, i resti del nostro esercito cercano di ricomporsi intorno alle traballanti istituzioni del Regno del Sud. Già a settembre, 5.000 volontari formano il primo raggruppamento motorizzato, nucleo originario del futuro esercito cobelligerante italiano, che avrà il suo battesimo del fuoco con la battaglia di Montelungo nel dicembre 1943. Alessia Masini. Sì, abbiamo visto i vertici militari muoversi in modo un po' scomposto, traballante, però allora invece l'esercito e i reparti reagiscono istintivamente, si difendono e, come l'esempio di Roma dimostra, combattono. Sì, esattamente, proprio hanno dato bene la differenza. C'è questo sbando che colpisce in particolare i vertici, che per lo più scappano. Non è tanto grave che siano scappati il re Badoglio, ma è grave che scappino con lui tutti i ministri, i capi di Stato Maggiore, eccetera, eccetera. Mentre invece i reparti, anche a livello di reparti inferiori, cercano in qualche caso, ma sono più numerosi di quanti ne conosciamo, di reagire, di recuperare, e lo fanno di iniziativa, e spesso lo fanno contro il parere dei comandi immediatamente superiori. È molto importante perché si vede che anche nei militari l'8 settembre, quello che l'8 settembre significa, rappresenta il momento della scelta, della scelta di campo. Come lo spiega lei questo sussulto di dignità dei militari italiani? Ci sono tante spiegazioni. Molto spesso i militari italiani si trovano in condizioni di superiorità numerica
Russia rispetto ai tedeschi che pretendono le loro armi. La loro prima reazione è: ma se io voglio tornare a casa, che è un'aspirazione legittima secondo me, il tornare a casa, lo faccio davvero disarmato e inerme, consegnato nelle mani di un ex alleato che io conosco molto bene. Questa è chiarissima. La seconda qual è? La seconda c'è il fatto che anche il testo armistiziale, per quanto ambiguo si è detto, quello che Badoglio proclama alla radio la sera dell'8 settembre, dice comunque di reagire alle iniziative contrarie di altri e quindi dei tedeschi. Cioè, perché devo cedere le mie armi? Perché devo cedere la mia persona? Pietro Sorace, lei ha appena rivisto, nello studiare questa cosa, quel film che è il film simbolo sull'8 settembre 1943, Tutti a casa. Sì. Cosa l'ha colpita? Sì, a questo proposito c'è la famosissima frase di Alberto Sordi quando si vede sparare dai tedeschi, che chiama il generale e dice: generale, è successa una cosa assurda, i tedeschi sono alleati con gli americani. Lì c'è la comicità melodrammatica, il momento drammatico di Sordi che emerge. Quindi questa confusione completa dei militari italiani, che credono addirittura in maniera molto accresciuta che i tedeschi siano alleati con gli americani. Però forse questo, tornando al tema dell'inizio, quella frase che è così messa lì con ironia ci dice anche qualcosa, ci dice che ai militari italiani risultava inconcepibile che noi cambiassimo l'alleanza. E quindi torniamo a quella parola che aleggia su tutta questa puntata, tradimento. Loro percepirono questa cosa non come qualcosa di preparato, ma l'idea che un conto è, ripeto, è arrendersi, un conto è passare, sia pure con una gradualità di 20 giorni, un mese, dalla parte del nemico. Sì, allora diciamo che quella comicità è molto efficace perché è basata anche su un dato reale. Effettivamente c'è il completo disorientamento di queste allora persone. Allora nessuno li aveva avvertiti. È quello il problema, nessuno li ha avvertiti, ci sarebbe stato tutto il tempo di preparare i comandi, i vertici, ma anche i comandi inferiori a questo cambiamento di fronte. Però qui la devo fermare, perché se li avessero preparati avrebbero dovuto dire, e quindi i tedeschi avrebbero dovuto, a cosa li preparavano. Certamente. E loro non è che non li prepararono per cattiveria, non li prepararono perché non gli potevano dire: guardate ragazzi, noi stiamo per uscire dalla guerra e probabilmente passare dalla parte del nemico. E come facevano a dirlo? Qualcosa si doveva fare, si doveva dire a questi reparti, soprattutto quelli stanziati lontano, quelli stanziati. La guerra si era organizzata in una maniera disastrosa, i nostri reparti erano dislocati su territori molto vasti, completamente scollegati tra loro, senza benzina per i mezzi, per spostarsi l'uno tra l'altro. Si dovevano preparare, i vari piani, i filmati accennavano alla memoria 44, ai promemoria, vengono preparati, vengono divulgati tutti, parzialmente. Sì, però sono tutte cose di una vaghezza. La mia tesi è che nelle guerre, quando ci si arrende, e travestire una resa che è nobile da armistizio, cioè giocare sulle parole, comporta il sacrificio di quegli esseri umani che ci vanno di mezzo. Sì, almeno una resa e amen. Sarebbe stato necessario un ordine chiaro, almeno, ma sarebbe stato l'ordine, cioè considerate i tedeschi nemici, oppure arrendetevi direttamente, quelli reagiranno su iniziativa. Addirittura da alcuni reparti si ordina nelle ore successive all'8 di reagire senza spargimenti di sangue. Questa è una cosa molto hippie, molto interessante, ma sono... Fa il paio con la battuta che Pietro Sorace citava dal film Tutti a casa. Però c'è un corpo militare che fa eccezione, ed è la Marina Militare, che si consegna immediatamente agli alleati. Vediamo il filmato. Il nervo della nostra forza militare a quell'epoca era pur sempre la Marina. A Salerno, durante lo sbarco, nostre unità avevano già combattuto contro i tedeschi. In Corsica avevano dato appoggio alle truppe italiane e francesi. In Dalmazia erano riuscite a imbarcare e riportare in patria 25.000 soldati che i tedeschi volevano far prigionieri. Il 14 settembre una parte della nostra flotta era salpata da Malta diretta ad Alessandria. In quella rada, due giorni dopo, avvenne la cerimonia della consegna delle nostre navi agli ex nemici. L'ammiraglio Romeo Olivane firmava l'atto.
In seguito ai nuovi accordi, le unità della nostra Marina furono assegnate alla scorta dei convogli nel Mediterraneo e in Atlantico alla caccia delle navi corsare tedesche. 529 unità parteciperanno alle operazioni. 143 di esse andranno perdute con 5.000 marinai. Qua dobbiamo fare i complimenti alla nostra Marina che si comportò in modo diverso, compresi i vertici della Marina, da come si erano comportati l'esercito. Certo, va messo in chiaro che un conto è sulla terra, esatto, dove si sta faccia a faccia con il nemico e anche con l'alleato, che fino a quel momento erano, sì, i nazisti. Un conto è per i mari, dove ogni scelta è possibile, ecco, mettiamola così. Un conto è spostare un mezzo navale, un conto è spostare delle divisioni terrestri. È vero, la Marina si adegua abbastanza conformemente alle direttive armistiziali. È vero anche che, come è stato ricostruito da numerosi storici, fu per lo più così, ma non fu solo così. Abbiamo purtroppo anche casi di cessione al nemico, di autoaffondamento. Era molto difficile anche per i marinai capire che la propria nave, che era una parte di sé, doveva essere consegnata nelle mani di quelli che il giorno prima erano dei nemici. Quindi questa è una... Loro capirono il senso intimo di quel giorno, di cosa stava accadendo. Ed è, torno a dire, che noi uscivamo dalla guerra, poi l'avremmo continuata in compagnia di, sì, quelli che erano diventati i liberatori, però quel giorno, quella storia che era cominciata nel 1940, la nostra partecipazione alla guerra assieme ai tedeschi, quel giorno finiva. Sì, quel giorno finiva, ci si andava ad arrendere. È vero anche che, per esempio, il salvataggio della flotta ancorata, sì, alla Spezia non sarebbe stata possibile senza l'intervento dei reparti dell'esercito che erano a terra, che protessero quella partenza in quella difficile notte. Per approfondire gli argomenti trattati nella puntata di oggi, dalla caduta del Duce all'armistizio, vi segnaliamo tre libri. Il mio paese, ricordi autobiografici, Dino Grandi, Il Mulino, 1985. Una nazione allo sbando, 8 settembre 1943. Elena Aga Rossi, Il Mulino, 2006. Resa nella guerra totale, Mario De Prospo, Le Monnier, 2016. E siamo alle conclusioni della puntata di oggi. Va detto che c'è un film che ci spiega, anche se non da storici, le cose di cui abbiamo parlato oggi. Ed è un film del 1960 di Luigi Comencini che si chiama Tutti a casa, appunto per raccontare dello spirito dell'8 settembre. È un film recitato da Alberto Sordi e Sergio Reggiani, e c'è una scena particolare che è simbolo, è rimasta impressa in tutti gli spettatori che hanno visto questo film. Alberto Sordi, che è uno sbandato dell'esercito fascista, vedendosi sparare addosso non capisce bene se siano gli americani e i tedeschi, e chiede al telefono trafelato al suo capitano se per caso non sia accaduto che gli alleati siano diventati, che i tedeschi siano alleati con gli americani o viceversa. Bene, questa scena è il segno di un momento in cui gli italiani non capirono più nulla, ma per fortuna si ripresero presto.